Tra conferme e tracce inaspettate e il termometro che ha sfiorato i 30 gradi, si è svolta questa mattina la prima prova dell'esame di Stato. Quasi 4.000 gli studenti comaschi alle prese con il tema d'italiano. Molti avevano scommesso su Umberto Eco, scomparso a febbraio e infatti è stato scelto per l'analisi del testo. Sia l'argomento del tema storico, il 70° anniversario del voto alle donne, sia quello del tema di ordine generale, il concetto di confine, erano stati messi in conto. Al liceo classico Alessandro Volta la prima ad uscire è stata Giulia, seguita poi da un'altra compagna, entrambe stanche ma soddisfatte. Ho fatto l'analisi del testo, che era di Umberto Eco, sul significato e la funzione della letteratura. Era abbastanza papabile, visto comunque la recente morte. Che tipologia hai scelto? La tipologia D, che era l'ultima traccia, il tema di ordine generale. E niente, riguardava il concetto di confine. E quindi come, diciamo, lo intendevi, devi fare vari riferimenti e poi anche magari all'attualità. Anche fuori dal liceo Teresa Ciceri e dall'istituto Caio Plinio II, tra un confronto e uno scambio di battute, la prima prova è stata archiviata. Era una riflessione sul concetto di confini e anche in generale a livello politico, sociale e culturale. Caio Plinio, bene, abbastanza. Cosa avete scelto? La tipologia D, quindi attualità. Come è andata Siete soddisfatte? Abbastanza. A spiazzare di più i maturandi comaschi le scelte proposte per la tipologia B, saggio breve o articolo di giornale, in particolare per l'ambito economico, con al centro il PIL, il prodotto interno lordo, e per quello tecnico-scientifico, sull'uomo e l'avventura nello spazio. Gettonati invece l'ambito artistico-letterario, basato sul rapporto padre-figlio, e quello storico-politico sul tema del paesaggio. Caio Plinio, scelto la tipologia B3, ha fatto un saggio breve sul paesaggio, sul valore del paesaggio. Come l'hai svolta? Bene, anche perché faccio turismo, quindi era più o meno il mio ambito. Tipologia B, quindi saggio breve, artistico, letterario, l'ambito. Era l'argomento il rapporto padre-figli, però era più incentrato sugli aspetti negativi che quelli positivi, quindi conflitti, ostilità. Sempre tipologia B, quindi saggio breve, ambito artistico letterario, quindi rapporto tra padre e figlio. C'era qualche tema che ti aspettavi e non è uscito? No, in realtà no. L'unica cosa è che forse non mi sarei aspettata il tema sul PIL. Domani invece toccherà affrontare la prova di indirizzo, diversa da istituto a istituto. Oggi ancora ripasso, qualcuno si fermerà soltanto per tifare Italia. Economia. Come la vedi? Malissimo, economia malissimo. La partita la vedi? No, non mi interessa. Preferisco studiare economia. Domani greco, sarà bella tosta, mi sa, e vedremo, speriamo. Ripasserò le versioni che abbiamo fatto, magari ci va bene, ne capita una già fatta, e poi basta, ormai penso di aver già fatto quello che dovevo. Ma stasera la guardi la partita? Sì. Ti concedi una tregua dallo studio? Esatto, sì, assolutamente.